Ragazzi, bentornati a questo nuovo appuntamento. Un grosso saluto al vostro Mister Viola. Benvenuti a questo nuovo video. Video come sempre dedicato a quei colpi low cost che le società possono mettere a segno quest'anno perché sono tanti i top player che vanno in scadenza di contratto con le rispettive società e quindi la Fiorentina veramente potrebbe andare a fare quei colpi low cost, quei nomi altisonanti che potrebbero far sognare la tifoseria e soprattutto anche aumentare l'asticella del valore della propria rosa. Prima di cominciare, come sempre, ragazzi, se non l'avete già fatto, dovete assolutamente iscrivervi al mio canale Mister Viola qui su YouTube, attivate la campanella, mettete tanti pollicioni e condividete il video nei vostri social con i vostri amici tifosi della Fiorentina. Mi invito anche a seguirmi su Instagram, mi trovate sempre sotto la voce di Mister Viola, anche lì posto naturalmente tutto quello che riguarda il mondo della Fiorentina, anche lì vi invito a seguirmi e a condividere. Entriamo nel merito del giocatore di cui parliamo oggi, rimaniamo nella fase, nella parte difensiva della propria squadra. Dopo aver trattato, tra virgolette, parlato di Vertonghen, oggi voglio parlare di un calciatore che sì, ha giocato in Premier League, ma attualmente gioca in Germania. Gioca allo Schalke 04, calciatore interessante perché è un vecchio pallino di Pradè che l'aveva già inseguito nella sua prima esperienza con la Fiorentina da direttore sportivo, quindi torniamo indietro nel 2014. Lo cercò, a quel tempo il giocatore addirittura giocava a centrocampo, insomma si alternava tra centrocampo e difesa, e poi invece nella sua carriera si è confermato difensore centrale anche importante. Di chi sto parlando? Di Benjamin Stambouli, giocatore dello Schalke 04 che va in scadenza di contratto, 29 anni, valore di mercato intorno ai 10-12 milioni di euro, naturalmente valore di mercato puramente indicativo perché il calciatore va in scadenza di contratto e quindi rappresenta un buon colpo low cost per la società viola, soprattutto in un reparto dove adesso la Fiorentina deve anche capire cosa vorrà fare con Pezzella. Ma chi è Benjamin Stambouli? Beh, innanzitutto su Benjamin Stambouli c'è da dire una particolarità. Naturalmente è un calciatore francese, è nato a Marsiglia. Proprio il Marsiglia rappresenterà per lui una cosa un po' particolare perché il babbo, Henry Stambouli, è stato un ex giocatore del Marsiglia e attuale direttore sportivo del Marsiglia, mentre il nonno era un ex manager. Quindi nella sua progenie familiare il calcio ha sempre fatto parte della sua vita. Inizia proprio a giocare a pallone nelle giovanili del Marsiglia nel lontano 96-97, successivamente girerà molti settori giovanili fino ad approdare nel 2004, dove rimarrà poi per molti anni al Montpellier, dove naturalmente si ritaglierà molte soddisfazioni personali nel settore giovanile del Montpellier. Montpellier che nella fine del 2010 gli proporrà di salire in prima squadra e di giocarsi le sue carte in Ligue 1. Quindi nel 2011-2012 Benjamin Stambouli giocherà nel Montpellier e tra l'altro il suo primo anno dove giocherà 27 presenze, ma sarà molto importante perché aiuterà la squadra a vincere per la prima volta nella storia del club il campionato francese, quindi esordio col botto per Benjamin Stambouli. Nell'anno successivo, invece, nel 2013-2014, giocherà addirittura 37 partite su 38 disponibili tra coppe e campionato e diventerà vice capitano. Si fa notare quindi il calciatore e viene prelevato dal Tottenham per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Sfortunato però l'esperienza in Premier League con il Tottenham, perché con il Tottenham farà il suo esordio in Europa League, dove addirittura segnerà il suo primo gol contro il Partizan Belgrado, ma collezionerà soltanto 12 presenze. Quindi molto sfortunato sotto questo punto di vista. Giocherà la Carling Cup da titolare, però il CT del Tottenham non gli regalerà la soddisfazione di giocare la finale, la passerà tutta in panchina, tra l'altro finale poi persa dal Tottenham contro il Chelsea per 2-0. Dopo la brutta esperienza in Premier League, torna in Ligue 1, sponda Paris Saint-Germain che preleva il calciatore, forse non tanto per l'esperienza al Tottenham, più che altro per quello che aveva fatto al Montpellier, lo paga 6 milioni di euro, quindi cifre molto contenute. E nella stagione 2015-2016 col Paris Saint-Germain giocherà in totale 27 partite, però si toglierà moltissime soddisfazioni perché rivincerà nuovamente il campionato di Francia, anche se col Paris Saint-Germain era abbastanza facile ed è attualmente facile vincerlo. Comunque vincerà anche due Supercoppe di Francia, una Coppa di Lega francese e anche una Coppa francese.
Finito l'anno, passerà poi al Schalke 04, dove firmerà un contratto di 4 anni e dove attualmente ancora il giocatore gioca. Con lo Schalke 04 il giocatore non si toglie molte soddisfazioni, rimane comunque sicuramente un difensore più importante e più forte nel panorama calcistico internazionale, però nonostante questo non gli verrà rinnovato il contratto a fine stagione, quindi all'età di 29-30 anni Stambouli sarà libero di potersi accasare in qualsiasi altra squadra e perché no, la Fiorentina potrebbe veramente pensarci di regalargli un contratto a questo calciatore che comunque nella fase difensiva ha fatto vedere grandi cose. Parlando invece di nazionale, beh, sarà un po' sfortunato Stambouli a livello di nazionale francese perché giocherà in nazionale francese, ma giocherà soltanto iniziando all'under 17 arrivando fino all'under 21, giocando in totale 25 partite, ma non convincerà mai in assoluto il CT francese a farlo salire in prima squadra, quindi un po' sfortunato sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda invece le partite giocate, beh, con Montpellier gioca 112 partite segnando 3 gol, con il Tottenham, come abbiamo detto, 12 presenze un po' sfortunate, però un gol nel suo esordio in Europa League. Col Paris Saint-Germain moltissime soddisfazioni, giocherà 27 partite e con lo Schalke 04 attualmente ha giocato 81 partite per ora senza nessun gol, quindi un totale di 231 presenze condite da 4 gol, quindi una delle caratteristiche forse manca Benjamin Stambouli, che forse è diverso da Vertonghen, è proprio il senso del gol. È un difensore che difende bene ma segna poco. A livello di titoli personali, come abbiamo detto, vincerà due coppe e due campionati di Francia, scusate, uno con Montpellier nel lontano 2011-2012 e un altro invece nella stagione più importante sua personale a livello di carriera col Paris Saint-Germain, dove vincerà il campionato nel 2015-2016 e le due supercoppe, la Coppa di Lega di Francia e una coppa francese. Quindi Benjamin Stambouli potrebbe essere un profilo interessante per la parte difensiva della Fiorentina. Voglio sapere da voi cosa ne pensate. Scrivetemi sotto nei commenti. Naturalmente, mi aspetto i vostri commenti, le vostre opinioni. Se vi piace di più Vertonghen, se magari anche Stambouli potrebbe essere un buon acquisto. E soprattutto, ragazzi, vi rinvito nuovamente a iscrivervi al mio canale, anche a seguirmi su Instagram. Condividete entrambi i due profili, sia di Instagram che di YouTube, nei vostri social. Io vi do appuntamento al prossimo video, dove tratteremo un altro giocatore in scadenza di contratto e quindi sperando che la Fiorentina possa mettere a segno quel colpo low cost che sicuramente le regalerebbe ai tifosi della Fiorentina quel nome altisonante. Quindi dopo, diciamo, l'acquisto di Franck Ribéry potrebbe essere l'arrivo di un nuovo calciatore sempre a scadenza. Ragazzi, come sempre, Forza Viola, vi aspetto al prossimo video.